Hello everyone! Ragazzi, oggi torno a parlarvi del mio paese del cuore. Perché mi manca! Non vedo l'ora di poter viaggiare di nuovo in Giappone. Se siete nuovi qui su questo canale, forse non lo sapete, ma io ho vissuto in Giappone, a Tokyo, per 2 anni e mezzo. E ho fatto una bella esperienza piena, perché lavoravo anche per una compagnia giapponese e i miei amici erano tantissimi giapponesi, vivevo in una share house con molte persone del posto, quindi insomma mi sono fatta una bella esperienza piena. Oggi vi voglio parlare di 5 cose che ho imparato dal Giappone e alcune di queste diciamo che mi piacerebbe se fossero anche un po' più presenti anche in Italia, non tutte, però adesso vedremo. Fatemi fare un piccolo disclaimer: il Giappone è un paese vero, non è un'utopia e quindi non è perfetto. Il Giappone ha molti problemi, come un po' tutti i paesi, Però oggi mi concentro sulle cose, su alcune cose che invece mi sono piaciute e che ho imparato, quindi iniziamo. La prima cosa che io amo del Giappone è che non sempre il prepotente vince, o che non devi essere prepotente per riuscire a fare le cose. Fatemi spiegare, so che non è così in tutta Italia. Io vivo a Roma, quindi il mio paragone è principalmente tra Tokyo e Roma, che sono comunque due grandi città, anche se Tokyo è tipo 4 volte Roma. Però quello che succede, e so che succede anche in molte altre città, è che se non sei un po' non riesci a fare le cose. Tipo, se vai in un ufficio e c'è la persona che dice no, questa cosa non si può fare, se non insisti un po', se non preghi, se non dai, però mi serve per questo, magari non te la fanno la cosa. O magari, ecco, siamo in fila in posta e c'è sempre quella persona, che più di una persona, che scusate, vado di fretta, posso fare una domanda? Devo solo fare una domanda. Vanno lì, poi stanno 5 minuti o 10, se va bene. Questo tipo di prepotenza in Giappone non è premiata, non è accettata, non è una cosa che si vede spesso, e questa cosa io la adoro, perché io sono il contrario. Io sono una di quelle che pure se deve fare una domanda in posta prende il numerino e sta in fila. Se sto aspettando al ristorante, c'è la coppia che è arrivata dopo che però entra prima, io magari non vado dal cameriere a dire ma io ero prima, cosa è successo? Non riesco a vivere con questo aspetto, che tanti non saranno d'accordo, ma io penso che tanti saranno d'accordo, fa un po' parte anche del carattere italiano questo. Mi passate il termine paraculaggine / prepotenza? Ah, ragazzi, adoro l'Italia, non vi arrabbiate, però questo aspetto della mia personalità si trova meglio in Giappone. La seconda cosa che ho imparato è che la pulizia estrema delle città non è off-limit, non è un sogno, non è un'utopia per le città grandi. Roma non è la città più pulita del mondo, non è la più sporca, ok? Non è la più pulita. E io ho sempre detto, vabbè, però Roma è grande, cosa ci vuoi fare? Siamo tanti. Se noi siamo tipo magari 4 milioni con i turisti, a Tokyo ce ne sono tipo 14 milioni con i turisti, e quindi Tokyo è pulitissima, ragazzi, non ci inventiamo scuse. Io non lo so che cos'è, perché sinceramente io non conosco nessuno dei miei amici o dei miei familiari che magari mangiano una cosa, un panino, e buttano la cartaccia dal finestrino. Non conosco nessuno che lo fa, e se lo vedessi sicuramente direi qualcosa. Eppure, comunque, questa era la seconda cosa. La terza cosa, che è stupenda, stupenda, ragazzi, quel senso di sicurezza che c'è quando cammini per strada, da sola, la notte. Anche questa non è per forza una prerogativa o un benefit solo del vivere in piccoli paesi. No, a Tokyo è stupendo, ragazzi. Io finivo di lavorare tutti i giorni verso le 10, 10 e mezza di sera, sempre. E tornavo sempre a casa, quindi verso le 11. Ragazzi, io ero tranquilla. Se volevo andarmi a fare una passeggiata in un parco, da sola, io ero tranquilla. In Italia, se so che è un parco che non è frequentato, almeno a Roma, un po' di timore ce l'ho. Magari ci vado se è giorno, ma magari no se sono da sola, perché non me la vivo benissimo. Invece in Giappone, ok, i pazzi ci sono sempre, le sciagure avvengono sempre, ma statisticamente parlando, cioè ci sono i dati, i piccoli crimini sono molto
molto più rari rispetto all'Italia. Addirittura io lavoravo con il mio computer e cellulare al caffè. Se dovevo scendere al piano di sotto per andare a ordinare un altro caffè, io lasciavo tutto sul tavolo, nessuno toccava niente. Se dovevo andare in bagno, lasciavo tutto lì, nessuno tocca niente. Cioè, questa cosa è stupenda in realtà, è stupenda. Se sei da sola a casa e non ti devi mai preoccupare, tipo, oddio, se entra qualcuno! È una cosa che a cui magari non pensiamo, perché io non penso che l'Italia sia un paese pericoloso, quindi non è che vivo nel timore. Però se è tardi e sono le 11 e io esco dalla metro, magari chiamo qualcuno al telefono, perché inconsciamente o anche consciamente un po' di timore ce l'ho. In Giappone no, è fantastica questa cosa. Il punto numero 4 è un po' discutibile. Allora, ho imparato che a volte non esprimere le proprie emozioni in maniera così aperta può non essere una cosa così malvagia. Questo va un po' contro invece il mio carattere, perché io sono una che se sono felice lo vedete tutti e se sono triste lo vedete tutti e se sono arrabbiata, che non capita spesso in realtà, io sono o triste o felice ma non sono quasi mai arrabbiata, ma se sono arrabbiata si vede, non riesco a nascondere le mie emozioni, mi piace parlare delle mie emozioni, ok. In Giappone è l'opposto, le emozioni devono essere un po' tenute per se stessi per non turbare la quiete della società. Se sei in una relazione e hai un problema, magari loro preferiscono non dire niente perché altrimenti mettono a disagio l'altra persona. Esprimere le proprie emozioni non è incoraggiato. Questa cosa, secondo me, insomma, ha portato e porta vari problemi anche nella società giapponese, quindi non dico che sia una cosa buona, però dico che qualche volta in realtà non è così male, perché quante volte magari voi vi offendete, magari capita, o vi arrabbiate per un qualcosa e subito ne volete parlare e subito la esponete e poi magari dopo un paio di giorni dite vabbè, ma che mi sono arrabbiata a fare, ma non era una cosa importante, magari non ne valeva neanche la pena di turbare l'atmosfera in quel momento, magari rovinare la giornata. È vero, cioè insomma, se parlare delle proprie emozioni va bene, anche controllarle un po' di più è una cosa positiva, e questa cosa sicuramente l'ho capita in Giappone. Ve l'ho spiegata così, cosa ne pensate? L'ultimo punto, è molto bello questo, è che la modernità e la tradizione possono convivere molto meglio di quanto pensiamo. A Tokyo, che è una città moderna, è bellissimo perché vedi tutte e due, vedi l'antichità e la modernità che convivono. Vedi il grattacielo e poi giri l'angolo e c'è il tempio piccolino dove ci sta la signora che va a pregare, butta la monetina. Cioè, ci sono nel centro della città, che è una metropoli, fanno i matsuri, che sono i festival, con i vestiti tradizionali, dove ballano, dove c'è il cibo tradizionale. In estate ci sono per il hanabi, che sono i fuochi d'artificio, le ragazze bellissime che si mettono gli yukata, che sono tipo i kimoni estivi, e vanno in giro. Cioè, a Tokyo le persone vanno, cioè tu li vedi gli yukata in estate e i kimono in inverno, magari i kimono un po' di meno perché sono molto 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 scomodi, ma gli yukata, che sono più comodi, se li mettono. Se c'è un giorno di festa, un piccolo evento, le ragazze si mettono con i capelli su, no, tradizionali. È bellissimo, secondo me, cioè c'è questa unione dell'antichità e la modernità che mi affascina. Bene, cosa ne pensate voi? Ho fatto questa sviolinata al Giappone, ma questo video mi è venuto proprio così, spontaneo, stamattina. Quindi mi sono messa qui e ho detto, ecco, lo voglio fare. Vi è piaciuto? Lasciatemi un commento e non dimenticatevi di iscrivervi qui, dai, così mi seguite, e sul mio canale Instagram, dove sono molto attiva, posto tutti i giorni praticamente. Grazie mille di aver guardato, spero di non aver detto banalità. Ci vediamo, ciao!